Sì, sono qui al Decumano, all'Expo, con il professor Agostoni, eh, per parlare dell'importanza di quello che mangiamo anche eh, per curare alcuni stati di malattia o, drammaticamente, per evocare eh, delle vere e proprie malattie. Professore, voi peraltro come Università di Milano, eh, assieme all'Expo, state organizzando un convegno, lo farete l'11, proprio su questi temi. L'importanza del cibo per il nostro benessere. Sì, il convegno si terrà al Policlinico, che è un po' l'ospedale simbolo della città di Milano. Eh... Perché questo convegno? Per dimostrare che da 0 a 100 anni, che è la fascia di età coperta dal nostro istituto, si può fare quello che dice il lei. Il primo elemento importante della vita. Il primo elemento importante è il latte materno, il latte materno che serve a modulare l'espressione e la predisposizione genetica malattia, per almeno 4 mesi, se si può 6 mesi. Poi professore eh, crescendo non dobbiamo mai scordarci che come peraltro ci raccomanda anche l'OMS non solo la dieta mediterranea ma il pesce professore purtroppo anche a causa della crisi ne compriamo e ne consumiamo sempre meno e non va bene. Il pesce è un sistema biologico che è il più simile a quello eh, da cui è composto il latte materno, ha un insieme di micronutrienti che servono a prevenire le malattie tumorali, cardiovascolari e forse anche prevenire i fenomeni di invecchiamento precoce una nuova eh, branca della medicina che si chiama nutraceutica, che è una crasi, un'unione fra nutrizione e farmaceutica. Loro vanno alla ricerca di alcuni alimenti che hanno delle particolari proprietà terapeutiche. Per esempio, professore, se uno ha il diabete, che cosa dovrebbe privilegiare? Eh? Allora, la nutraceutica è una lodevolissima scienza che cerca di staccare gli effetti del singolo nutriente dall'alimento completo. Certe volte può funzionare, come nel caso dei grassi del pesce, nel caso del diabete e la prevenzione dell'iperglicemia serve l'alimento completo, per esempio i legumi e la pasta al dente. Ecco, cioè preferire la pasta al dente, se uno la deve mangiare, ma perché professore? Perché a livello intestinale facciamo più fatica a estrarre eh, gli amidi e il glucosio e quindi l'insulina si alza meno e noi siamo, abbiamo questa prevenzione dai picchi che poi fanno danno. Si dice a basso indice glicemico, pressione alta professore? Oltre a basso indice glicemico perché è importante anche in quel caso, poco sodio, poco sodio e poco glucosio. Sì. E sì. se dobbiamo mangiare il sale preferiamo quello iodato professore, è essenziale? Sempre anche perché il deficit di odio è una delle poche carenze che sono state accertate in Europa. Vi restituisco la linea.